ci confrontiamo con il nostro santo patrono e cogliamo dalla sua esperienza, dalla sua vita cristiana ed episcopale un messaggio per tutti noi. Ecco, lui ha vissuto, ha rappresentato in maniera ferma e totale il buon pastore che è Gesù e per il suo gregge alla fine ha donato anche la vita. Differenza del mercenario di cui parla Gesù nel Vangelo del Buon Pastore, che non gli importa nulla delle pecore e le abbandona al loro destino. Ecco un messaggio che abbiamo cercato di richiamare a me stesso, ai sacerdoti e a tutti coloro che hanno autorità nella società civile, nel mondo militare, eccetera. Rappresentare e ripresentare oggi il buon pastore che si prende cura di coloro che ci sono stati affidati e di stare lontano dalla modalità di gestire del mercenario che alla fine porta alla rovina del gregge e di tutti gli uomini. Ecco la preghiera perché tutti noi, tutti i pastori, i sacerdoti, amministratori possano veramente riprodurre nell'esistenza concreta di ogni giorno la figura del buon pastore mediata dalla testimonianza di San Valentino. A tutti buon San Valentino.